a 48 ore dalla sua uscita, ha già diviso, fatto discutere, litigare, riflettere, commuovere, persino piangere alcuni e adesso anche sorridere. Si tratta dello spot lanciato in questi giorni da una nota catena di supermercati, protagonista una pesca e una bimba figlia di due genitori separati, che ha aperto un vivo dibattito sulla famiglia. La scena coglie dritto nel segno e forse per questo ha sollevato un polverone di polemiche. Una bimba al supermercato con la mamma compra una pesca che regala al padre come dono da parte della mamma. In un commovente tentativo di riconciliare i genitori che in fondo è il desiderio di ogni figlio di separati. Lo spot ha diviso, trovando favori e critiche, giudicato pro o contro il divorzio e la famiglia tradizionale. Con il plauso di chi lo ha trovato un modo gentile per puntare i riflettori su una realtà di cui si parla poco, come le famiglie dei separati, e le critiche di quanti invece vi hanno visto una colpevolizzazione dei genitori separati e una messa in scena del dolore dei loro figli. E dopo le polemiche è arrivata l'ironia. Quante volte ti ho detto che non ti devi allontanare quando fa la spesa? Che stai a fare qua? No, ma perché i peschi mi hanno messo a papà, no? C'è stato qualcosa che ti fa pensare a papà, invece a te? Sì, i broccoli. E sul web si sono scatenati infine con post umoristici e meme. La manda la mamma questa, perché la mamma lo sa che le pesche non mi piacciono, oltretutto a settembre le pesche sono fuori stagione, fanno anche schifo, capisci? Dagli orologi contesi di Totti alle battute di Harry Potter, fino alle pesche dei divorziati sul bancone del supermercato e ai riferimenti al mondo dell'arte, dove la pesca ormai famosa ha rubato anche il posto della mela di Adamo. Lo spot è ormai sulla bocca di tutti. E vissero tutti felici e contenti. A commentarlo attori, VIP e personaggi noti, da Pieraccioni a Fiorello, che fa notare come lo spot, il più visto e commentato del momento, abbia di sicuro raggiunto l'obiettivo. Sul fondo rimane il tema, sempre doloroso, delle famiglie separate, viste con gli occhi dei figli, per cui il divorzio è sempre dolore. E rimane lo sguardo e la tenerezza di quella bimba, di quella famiglia, con la pesca sul sedile anteriore dell'auto al posto della mamma.